Allora, vorrei iniziare una serie di mini messaggi, speriamo che siano mini, che l'ho fatti ristretti perché è caldo e soprattutto non c'è da essere tanto pomposi di fare predicazioni di 35-40 minuti. Quello che vorrei avere con questa serie di mini messaggi durante il periodo estivo è di continuare a tenere accese le capacità nostre di apprendere la parola del Signore. E se voi avete notato, io quando prego durante la prima parte uso un salmo perché per me quello è il posto dove posso apprendere di più, perché io sono fatto così, perché a me piace la poesia. I salmi sono delle poesie, sono delle preghiere in poesia. Per cui ho detto, perché non cominciare una serie sui salmi? Chiaramente i salmi sono grandi per cui, e l'estate è breve. Per cui ho cominciato dal salmo numero 1. È un salmo molto breve che dice così: Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi e non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi, sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Oggi vedremo soltanto pochissimo perché vedremo i primi due versetti, perché c'è tanto in quei due versetti. Allora, la prima cosa che vedi, mi dai la prossima slide. Allora, beato abbiamo detto più di una volta che significa felice, no? Felice, per cui quello lo sappiamo tutti. Per cui il Salmo è una sorta di libretto di istruzioni per essere felici, no? E il Salmo inizia con tre istruzioni. Allora, felice è chi, prima istruzione, non cammina secondo il consiglio degli empi. Allora, empi è una parola un po' ricercata in italiano. Quando sentite la parola empi, chi vi viene in mente? Lì già ci avete un suggerimento. Come? La strega delle favole, ok. Altre? Peccatori, empi, per cui persone schifose, mamma mia, è l'empio proprio, peggio di così, un empio, Hitler è empio, no? Saddam Hussein è empio. E invece no, la parola empio, molto semplicemente, significa qualcuno che sbaglia, voi dovete mettere in testa che queste cose venivano scritte per un popolo che era inculturato, manco le leggeva. Infatti c'era chi leggeva a loro queste cose perché non sapevano leggere. E non erano degli esperti di politica internazionale. Per cui quando parlavano di empi, non è che gli veniva in mente il governatore di Edom che sacrificava agli idoli. Perché chiaramente non li conoscevano nemmeno, vivevano intorno a quello che erano i loro villaggi, per cui gli serviva qualche cosa che era molto più tangibile, molto più vicino. Per cui le parole che vengono usate nei salmi sono parole poetiche, ma sono parole che venivano usate dalle persone di tutti i giorni. Per cui empi significa quello che vedete, qualcuno che sbaglia. E chi è che non sbaglia al mondo? La seconda istruzione è che non si ferma sulla via dei peccatori, ok? Anche qui, peccatori è una parola forte, eh? È una cosa grossa. Nel senso, uno che è peccatore, pensa, messalina, peccatrice. Jezebel nella Bibbia, fortemente peccatrice.
invece la parola è una cosa che riguarda la vita di tutti i giorni. Peccare è quello che vedete, è hataim, che è un intensificativo. Vabbè, non scendiamo troppo in grammatica. In pratica il verbo è hata, che significa mancare, e hataim significa mancare di tanto, sottinteso il bersaglio. Per cui i peccatori erano quelli che non soltanto sbagliavano, ma mancavano il bersaglio. Vedete che è una delle parole che nella vita di tutti quanti erano usate praticamente tutti i giorni. Non era qualche cosa che noi riserviamo, come noi riserviamo soltanto all'ambito di chiesa, perché non è che tutti i giorni diciamo ai nostri figli: ah, tu sei empio, ah, vil peccatore. Chiaramente non usiamo queste parole, mentre queste parole erano usate: colui che sbaglia o colui che manca il bersaglio, erano parole che gli ebrei usavano tutti quanti i giorni. E c'è una terza istruzione: ne siede in compagnia degli schernitori. Attenzione, questa è carina, guardate quello che è il significato. Schernitori, che in italiano già è una cosa abbastanza complicata da capire, perché schernitori, uno schernitori lo confonde con schermitori, che sono quelli che fanno gli spadaccini. Abbiamo vinto la medaglia d'oro, mi sa, nel fioretto mondiale. Non sono quelli che hanno vinto il fioretto. Schernitori sono quelli che fanno scherno, e in originale significava, la parola era lesim, per cui resaim, attaim, lesim, penso che ci fosse pure una rima, non lo so, significa fare le boccacce a qualcuno. Come fai le boccacce? Come fai le boccacce? Faccio un po' le boccacce? Come faresti le boccacce? Vedi? Allora, uno che fa le boccacce, notoriamente, che cos'è? È una persona che prende le cose poco sul serio, che è scherzoso nei momenti probabilmente meno indicati, quelli che uno dovrebbe tacere, invece fa le boccacce. Ok, la facciamo il solito gioco e trasformiamo il versetto con i significati che abbiamo trovato. Questa è una cosa che abbiamo fatto più di una volta. Allora, abbiamo trovato dei significati nuovi e il versetto si modifica così: è felice l'uomo che non cammina secondo il consiglio di quelli che sbagliano, e non si ferma nella via di chi manca il bersaglio, né siede in compagnia di coloro che fanno le boccacce agli altri. È un versetto differente. Allora, sapete perché ho fatto questo? Perché spesso la Bibbia, quando leggiamo la Bibbia, ci sembra soprattutto di leggere un manuale di addetti ai lavori, no? Per cui, come in questo caso, empi, peccatori, schernitori, facciamo difficoltà a capire chi siano queste persone. Facciamo difficoltà a discernere tra le persone che noi abbiamo tutto il giorno intorno a noi, che vivono accanto a noi e che frequentiamo di solito nella nostra vita, mentre invece, come dicevo, gli ebrei queste cose, Davide o altri, le scrivevano per le persone che erano tutti quanti i giorni intorno a loro, per cui dovevano identificarsi con quello che trovavano. E più delle volte associamo, come ho detto prima, esempi estremi: Hitler, empio, Nerone, peccatore, insomma la personificazione del male. Invece vedete che la parola vola molto più in basso, vola molto più a nostro livello, al livello che noi possiamo capire, e le persone a cui si riferisce non sono la somma del male del mondo, ma semplicemente diventano persone che sbagliano, persone che mancano il bersaglio, persone che prendono tutto per scherzo, anche le cose serie, e per cui non c'è niente di sacro. Ora, quante persone conosciamo così attorno a noi? E anche noi. Spesso noi siamo persone che sbagliano, persone che mancano il bersaglio, e qualche volta prendiamo troppo per scherzo le cose che dovrebbero essere serie. Per cui il Salmo, in fondo, parla pure di noi. Vedete come
La platea delle persone si amplia dagli empi che erano i pochi che conosciamo, quelli tremendi, e che diventa molto più ampia. Tutti noi abbiamo persone che sbagliano attorno. Allora il consiglio del salmista dunque è quello di non devi stare con queste persone. Chiaro? Tu con gli empi, con le persone che sbagliano, con le persone com'è, che mancano i bersagli e con le persone che fanno le boccacce agli altri, tu non ci devi stare. Se il salmista dicesse queste cose saremmo estremamente solitari nella nostra vita. Guardate l'inizio del versetto. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Il salmista avrebbe potuto dire semplicemente beato l'uomo che non cammina con gli empi. Per cui tu sei beato, tu sei felice se non cammini con gli empi. E questo significa che tu sei qua, gli empi devono stare laggiù in fondo. Se gli empi vanno a nord, tu vai a sud. Per cui chiaramente sei isolato. Che vita noiosa! Perché significa che noi non dovremmo stare praticamente con quasi nessuno al mondo, perché tutti quanti sbagliano, perché tutti quanti prendono alla leggera le cose, perché tutti quanti fanno le boccacce agli altri. Beato l'uomo che non cammina con gli empi. Ora, invece, lui dice beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Per cui colui che cammina assieme agli empi, a quelli che sbagliano, a quelli che mancano il bersaglio, a quelli che non prendono le cose sul serio, ma non cammina, cammina in una maniera differente. Loro stanno lì a fianco che camminano in quella maniera, io sto qua e cammino in un'altra maniera. Stiamo affiancati, per cui stiamo insieme con gli altri, ma io cammino alla maniera mia e loro camminano alla maniera loro. Questo che cosa significa? Che io ho la possibilità di camminare assieme a tutte quelle persone che sbagliano, che sono fuori rotta, che non prendono le cose sul serio, e posso anche far vedere come cammino io a quelle persone. Questa è la maniera di testimoniare. Con queste persone noi siamo obbligati a camminare insieme. Noi siamo obbligati. Ma siamo camminati a camminare secondo, a fare passi differenti e strade differenti. Pietro sintetizza tutto questo in Prima Pietro, capitolo 4, versetti 3 e 4, sintetizza così. Basta già il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nella dissolutezza, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie, nelle illecite pratiche idolatriche. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di insolutezza e parlano male di voi. Per cui, vedete, Pietro lo dice molto bene, a loro gli sembra strano come camminate voi. Loro fanno una corsa, parla proprio di corsa, e loro corrono in una maniera e gli sembra strano che voi corriate in un'altra maniera. E si pongono anche dei dubbi. Perché questi corrono in una maniera differente? Però c'è un problema, che spesso quando facciamo così rischiamo di sentirci la stirpe eletta. Noi siamo quelli che corriamo bene e noi siamo quelli che andiamo avanti e quelli che siamo i meglio figli del bigonzo. Mi dai la prossima? Gesù dice, ed egli disse loro, voi vi proclamate giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quello che è eccelso dagli uomini è abominevole davanti a Dio. Gesù stava parlando delle persone che ti dicevano, noi siamo timorati per carità, tutti i giorni al tempio, abluzioni, lavaggi e tutti quanti, e questo diceva Gesù, voi vi immaginate, voi vi proclamate giusti davanti agli uomini, ma guardate che il Signore sa quello che fate quando siete fuori dal fatto dei lavacri e delle visite ai templi. E Paolo rincara pure la dose, Romani 3, versetto 10 e 11. E qui è totale, Paolo.
e non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Punto e a capo. Fine. Fatto. Allora, qual è l'antidoto di questo falso sentirci superiori? Ma il cui diletto è nella legge del Signore. Ora, diletto, epso, significa inclinazione, essere portati a qualche cosa. Per cui se una cosa ti riesce bene, per esempio a me riesce abbastanza bene di cucinare, per cui il fatto di entrare a casa e di dire che c'è pronto, non c'è niente, vabbè ci penso io, oppure telefonare, cioè hai fatto qualche cosa, cioè, Janet, hai pronto qualche cosa, no no, se vuoi fare, per carità, fai tutto quanto, benissimo, io sono portato perché mi piace, per cui... Cosa differente sarebbe di dire: Marco, guarda, c'è da stirare i panni. Lì non so portato, eh. Io non lo so fare. E non so nemmeno impararlo, perché chiaramente a una certa età uno diventa refrattario a certe cose, per cui io purtroppo non so imparare a stirare. Per cui cucinare mi riesce bene, stirare no. Allora io sarò portato a cucinare bene, ma a stirare no. Ma tu potresti dirmi: Marco, io sono a posto, io sono, non sono portato a studiare la Bibbia esattamente come tu non sei portato a stirare. Non mi riesce bene, come riesce a te o come riesce a altri, per cui mi tiro fuori, farò qualche altra cosa, magari prego, magari faccio la carità, ma non chiedermi di applicarmi alla Bibbia, a studiarla, perché tanto è come cercare di insegnare a te a stirare. Se pensi che se pensi così possiamo andare a cena insieme, perché sono esattamente le parole che io dissi a un amico circa più di 30 anni fa, che voleva che io iniziassi a predicare in chiesa. L'amico si chiama Marvin, qualcuno di voi lo conosce. Quando venne a dirmi: Marco, la prossima settimana bisogna che tu insegni in chiesa, disse: Marco, dimmi tutto quanto, quello che ti pare, io posso condurre, posso fare quello che ti pare, posso aprire il culto, ma non mi chiedere di predicare, perché io studiare la Bibbia non esiste. Allora, era più o meno la stessa cosa che il popolo di Israele stava pensando quando era giunto nella terra promessa. Erano arrivati nella terra promessa, Giosuè li aveva portati dentro. Giosuè era vecchio e stanco e vedeva che questi erano arrivati là, ma dello studiare la parola del Signore, del conoscere quello che voleva il Signore, tanto siamo arrivati qua a posto, e che problemi ci stanno? Siamo qua. Allora Giosuè, vecchio e stanco, che fa? Convoca tutti quanti i capi delle tribù, tutti quanti, che erano i capi di ciascuna tribù, e gli dice queste parole. Giosuè 23, versetti 6 e poi 8. Applicatevi dunque risolutamente ad osservare e a mettere in pratica tutto quello che è scritto nel libro della legge di Mosè, senza sviarvene né a destra né a sinistra, ma mantenetevi stretti al Signore che è il vostro Dio, come avete fatto fino ad oggi. Ora, quello che sta dicendo Giosuè ai capi dei popoli, che i capi delle tribù, i capi delle tribù li dovevano riportare alle loro tribù, e che era la stessa cosa che il mio amico mi stava dicendo, era che la conoscenza avviene attraverso la frequenza. Per cui applicatevi, voi dovete applicarvi. Se io mi applicassi a stirare, cosa che non faccio, saprei stirare, ma non lo faccio, per cui non saprò mai stirare. Se tu non ti applichi, se tu non apri, se tu non leggi, se tu non mediti la parola del Signore, non riuscirai mai a esserne capace. E, più o meno Paolo dice la stessa cosa a Timoteo, prima Timoteo 4, versetti 7 e 8, ma rifiuta le favole profane e da vecchi, esercitati invece alla pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa,
mentre la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Qui Paolo stava dicendo una sola qualità, il fatto della una sola delle pratiche spirituali, quella della pietà. Ma lui diceva: esercitati, ti devi esercitare, devi imparare a stirare, stira, devi imparare a studiare la Bibbia, leggi, molto semplicemente. E come esercitarsi allora? Anche qui il Salmo numero 1 ci dà l'indicazione. E su quello medita giorno e notte. Allora, il mister lo spiega dicendo che dobbiamo meditare la parola. Ora, meditare in ebraico è yehe, che significa mormorare. Cioè, avete presente quelle persone che parlano tra di sé, sembra una pignatta di fagioli l'immagine è proprio quella. È proprio quella della pignatta di fagioli che bolle, mormoro. Qualcuno che gira per le strade a bassa voce ripete tra sé e sé le stesse parole. Attenzione, capitemi bene, eh? Non prendetemi alle lettere, cercate di capire il concetto. Non è che il sermista vuole che voi andate per le strade e meditate, arriva la Croce Verde e vi ricovera, arriva al CIM e vi ricovera di sicuro, perché sareste strani. Però è il concetto che se noi continuiamo a far girare per la testa le idee che abbiamo letto, se continuano a essere il rumore di fondo della nostra vita, se la parola di Dio è il sostrato tramite cui noi costruiamo la nostra giornata, alla fine entra così a fondo nella nostra natura che non avremo più bisogno di applicarla. Non dovremo imparare a stirare, perché chiaramente sapremo stirare, perché noi costantemente stiamo ripetendo, abbiamo come fondamento la parola di Dio, perché diventa parte di noi. Ora, chiaramente, la parte importante qual è di tutto questo? Leggere la Bibbia. Come? Come vi pare? Di mattina, di sera, di notte, a letto, a pranzo, al bagno, quando vi pare. L'importante è che entri, perché se non entra non agisce. La prossima volta, che non sarà la prossima settimana, perché la prossima settimana vi ricordo che avremo Aline e Francesco qua, vedremo gli effetti di quando noi applichiamo la nostra parola, queste istruzioni alla nostra vita. Però in conclusione possiamo portare a casa qualche cosa da questi versetti. Prossima? Allora, che cosa portiamo a casa? La prima cosa è che devo camminare assieme a chi sbaglia. Persone che sbagliano ce ne sono. Tante. Ci devono fare schifo? No. Perché noi possiamo essere di testimonianza alle persone, come diceva, come abbiamo letto nel brano precedente, noi dobbiamo far sì che gli altri vedano come noi camminiamo. Per cui devo camminare assieme a chi sbaglia, ma non devo camminare come chi sbaglia, non devo camminare come loro. La seconda cosa che portiamo a casa è: devo leggere la parola quando? Ogni giorno, costantemente. Devo mormorare, devo continuare a immergermi nella parola del Signore. E infine devo pensare ogni giorno a ciò che leggo. Devo rifletterci. Fermiamoci a pregare. Signore, ti vogliamo ringraziare perché tu ci hai lasciato con un vademecum, un libretto di istruzioni. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato questa sera, prega assieme a me queste cose. Signore, io voglio camminare, io so che devo camminare assieme a chi sbaglia e non devo avere remore a camminarci assieme, ma io devo amare le persone con cui
cammino, anche se vedono che sbaglio, che sbagliano, anche se sono seri su poche cose, anche se non c'entrano il bersaglio di scegliere te, ma io voglio che vedano come cammino io, e per questo voglio camminare in mezzo a loro e assieme a loro. E Signore, io ti prometto di leggere la parola ogni giorno e di pensare ogni giorno a ciò che leggo, perché diventi il rumore di fondo della mia vita. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.